1. Il gioco. La maggior parte delle persone considera la vita una battaglia, ma non è una battaglia, è un gioco. Si tratta di un gioco, però, che non può essere giocato con successo senza la conoscenza della legge spirituale, e l'Antico e il Nuovo Testamento mostrano le regole del gioco con meravigliosa chiarezza. Gesù ha insegnato che si tratta di un grande gioco del dare e del ricevere. Ciò che semina, l'uomo raccoglie. Questo significa che tutto ciò che l'uomo manda fuori in parole e opere, quello stesso tornerà a lui. Quello che dà, riceverà. Se dà odio, riceverà odio. Se dà amore, riceverà amore. Se dà critiche, riceverà critiche. Se mente, riceverà menzogne. Se imbroglia, sarà imbrogliato. Ci viene insegnato anche che la facoltà di immaginazione gioca un ruolo di primo piano nel gioco della vita. Custodisci il tuo cuore o la tua immaginazione con ogni cura, perché da esso sgorgano le sorgenti della vita. Proverbi 4:23. Ciò significa che quel che l'uomo immagina presto o tardi lo manifesterà nella realtà, nella sua vita quotidiana e negli affari. So di un uomo che temeva una certa malattia. Era una malattia molto rara e difficile da prendere, ma quest'uomo pensava continuamente alla malattia, si immaginava malato, si fissava su di essa. E alla fine si è manifestata nel suo corpo, ed è morto, vittima della sua immaginazione distorta. Vediamo così che per giocare con successo il gioco della vita, dobbiamo sviluppare la facoltà del pensiero e dell'immaginazione. Una persona con la facoltà dell'immaginazione addestrata a immaginare solo il bene porta nella sua vita ogni desiderio giusto del suo cuore: salute, ricchezza, amore, amici, perfetta espressione di sé, i suoi più alti ideali. L'immaginazione è stata chiamata le forbici della mente, perché essa ritaglia, giorno dopo giorno, le immagini che l'uomo e la donna fissano e prima o poi incontrano le loro creazioni nel mondo esterno. Per allenare l'immaginazione con successo, l'uomo deve comprendere il funzionamento della sua mente. I greci dissero: «Conosci te stesso». Ci sono tre dipartimenti della mente: il subconscio, il conscio e il superconscio. La mente subconscia o subconscio è semplicemente forza, senza direzione. È come il vapore o l'elettricità e fa quello che è indirizzata a fare, ma non ha alcun potere di induzione. Ciò che l'uomo sente profondamente o immagina in modo chiaro viene impresso nella sua mente subconscia e realizzato nei minimi dettagli. Una donna che conosco, quando era bambina, per gioco si divertiva a far credere che fosse vedova. Vestiva con abiti neri e indossava un lungo velo nero e la gente pensava che quell'idea fosse molto divertente. Quando è cresciuta, ha sposato un uomo di cui era profondamente innamorata. In poco tempo l'uomo è morto, lei è diventata veramente vedova e per molti anni ha vestito di nero e indossato un lungo velo nero. L'immagine di se stessa come vedova le si è impressa nella mente subconscia e a tempo debito è uscita nella realtà esterna, indipendentemente dal caos che avrebbe creato. La mente conscia o conscio è stata chiamata anche mente mortale o carnale. È la mente umana e vede la vita come essa sembra essere. Essa vede morte, disastro, malattia, povertà e limitazioni di ogni tipo ed essa impressiona il subconscio. La mente superconscia o superconscio è la mente di Dio presente in ogni uomo ed è il regno delle idee perfette. In essa si trova il modello perfetto di cui parla Platone, il disegno divino, perché c'è un disegno divino per ogni persona. C'è un posto che tu stai per occupare e che nessun altro può occupare. C'è qualcosa che stai per fare e che nessun altro può fare. C'è una perfetta immagine di questo nella mente superconscia. Balena di solito a livello conscio come un ideale irraggiungibile, qualcosa di troppo bello per essere vero. In realtà ciò che balena è il vero destino della persona o la sua destinazione, la scintilla che si accende in lui a livello conscio dall'intelligenza infinita che è dentro di lui.
Molte persone, tuttavia, vivono nell'ignoranza dei loro veri destini e lottano per cose e situazioni che non gli appartengono per diritto divino e che possono portarli o al fallimento o all'insoddisfazione. Una donna venne da me e mi chiese di pronunciare la parola per farle sposare un uomo di cui era molto innamorata. Lo chiameremo AB. Le ho replicato che sarebbe stata una violazione della legge spirituale, ma che le avrei pronunciato la parola per l'uomo giusto, per la selezione divina, l'uomo che le apparteneva per diritto divino. Ho aggiunto: se AB è l'uomo giusto, non puoi perderlo, e se non lo è, riceverà il suo equivalente. Lei frequentò assiduamente AB, ma la loro amicizia non fece alcun progresso né evolse in qualcos'altro. Una sera mi chiamò e mi disse: «Sai, nell'ultima settimana AB non mi è sembrato così meraviglioso». Ho replicato: «Forse non è la selezione divina per te, forse un altro è l'uomo giusto». Presto incontrò un altro uomo che si innamorò subito di lei e che le disse che lei era il suo ideale. Quell'uomo le disse tutte le cose che lei avrebbe sempre voluto sentirsi dire da AB. La donna sottolineò: «È stato abbastanza inquietante». Ben presto si innamorò anche lei e perse ogni interesse per AB. Questo esempio mostra in azione la legge di sostituzione. Un'idea giusta era stata sostituita da un'idea sbagliata, perciò non vi è stata alcuna perdita o alcun sacrificio. Gesù disse: «Cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno date in più». Disse anche che il regno di Dio è dentro l'uomo. Il regno è il regno delle idee giuste o il modello divino. Gesù ha insegnato che le parole dell'uomo hanno giocato un ruolo di primo piano nel gioco della vita. Poiché in base alle tue parole sarai giustificato e in base alle tue parole sarai condannato. Molte persone hanno portato disastri nella loro vita con le loro vane parole. Una volta una donna mi chiese perché viveva adesso in povertà. In passato aveva avuto una bella casa ed era stata circondata di cose belle. Era stata perfino stanca di star dietro alla sua casa e aveva ripetuto più volte: «Sono stanca di tutte queste cose. Fosse per me, vivrei nel bagagliaio di un'auto». Aggiunse: «Oggi sto proprio vivendo in quel bagagliaio». Perché avrebbe dovuto stupirsene? È stata lei a parlare di bagagliaio. La mente subconscia non ha il senso dell'umorismo e la gente spesso scherza troppo sul proprio desiderio di vivere in modo infelice. Una donna che possedeva una grande quantità di denaro, scherzando, ripeteva continuamente di prepararsi per l'ospizio dei poveri. In pochi anni è arrivata quasi alla condizione di indigente, dopo aver continuamente impressionato la mente subconscia con un'immagine di mancanza e limitazione. Fortunatamente la legge funziona in entrambe le direzioni e uno stato di carenza può essere trasformato in uno stato di abbondanza. Un caldo giorno d'estate, una donna venne da me per un trattamento sulla prosperità. Era sfinita, avvilita e scoraggiata. Ha detto che possedeva solo $8 in tutto. Ho risposto: «Bene, benediciamo gli $8 e moltiplichiamoli come Gesù moltiplicò i pani e i pesci, perché egli ha insegnato che ogni uomo ha il potere di benedire e moltiplicare, di guarire e prosperare». Lei disse: «Cosa devo fare adesso?» Ho risposto: «Seguire l'intuizione. Ha il presentimento di dover fare una cosa o di dover andare da qualche parte? Seguilo». Intuizione o presentimento significa qualcosa che ti viene indicato da dentro di te. È il tuo maestro interiore che sta parlando. È una guida infallibile. E mi occuperò più dettagliatamente delle sue leggi in un prossimo capitolo. La donna replicò: «Non saprei, mi sembra di avere il presentimento di andare a casa, ma ho appena i soldi per tornare a casa». Abitava in una città lontana e, a causa della sua condizione di povertà, qualsiasi logica razionale le avrebbe consigliato di restare a New York, trovarsi un lavoro e guadagnare un po' di denaro. Invece le ho risposto: «Allora vai a casa, mai contraddire un presentimento». Ho pronunciato per lei le seguenti parole: «Spirito infinito, apri la tua strada di infinita abbondanza per nome della donna. Lei è un'irresistibile calamita di tutto ciò che le appartiene per diritto divino». Le ho poi detto di ripetere questa affermazione continuamente. Partì immediatamente e tornò a casa.
Pochi giorni dopo il suo rientro, la contattò un vecchio amico di famiglia di cui quasi non si ricordava. Attraverso questo amico ricevette migliaia di dollari in un modo assolutamente inatteso, miracoloso. La donna mi chiamò per ringraziarmi e mi disse: «Mi raccomando, racconta alla gente della donna che è venuta da te con 8 dollari e un presentimento». C'è sempre abbondanza sul percorso dell'uomo, ma può essere manifestata solo attraverso il desiderio, la fede e le affermazioni. Gesù ha detto chiaramente che spetta all'uomo fare la prima mossa. Chiedete e vi sarà dato. Cercate e troverete. Bussate e vi sarà aperto. Matteo 7:7. In quanto intelligenza infinita, Dio è sempre pronto a esaudire le richieste, le più piccole o le più grandi, di ogni donna e di ogni uomo. Ogni desiderio, espresso o inespresso, è una richiesta. E spesso restiamo sconvolti dal vedere un nostro desiderio che all'improvviso viene soddisfatto. Durante una festività pasquale, dopo aver visto alcuni meravigliosi rosai sui balconi di alcuni fiorai, ho desiderato di riceverne uno e ho visualizzato mentalmente la scena in cui il rosaio mi veniva consegnato a casa. Arrivò il giorno di Pasqua e con esso mi arrivò uno splendido rosaio. Il giorno dopo ringraziai l'amica che me lo aveva regalato e le dissi che mi aveva fatto proprio il dono che avevo desiderato. La mia amica replicò: «Ma io non ti ho fatto spedire un rosaio, io ti ho fatto spedire dei gigli». Era successo che il fioraio aveva scambiato l'ordine con un altro e mi aveva spedito un rosaio. Questo è successo semplicemente perché avevo attivato la legge e la legge in azione mi ha portato ciò che volevo avere. Niente può frapporsi tra l'uomo, i suoi più alti ideali e la realizzazione di ogni desiderio del suo cuore, tranne il dubbio e la paura. Quando l'uomo riesce a desiderare senza preoccuparsi, ogni suo desiderio viene immediatamente esaudito. Spiegherò più ampiamente in un prossimo capitolo la ragione scientifica per cui la paura deve essere cancellata dalla coscienza. La paura è il solo nemico dell'uomo. Paura della mancanza, paura del fallimento, paura delle malattie, paura di perdere ciò che si ha, paura che ogni aereo su cui saliamo possa cadere. Gesù disse: «Perché avete paura, o gente di poca fede?» Vediamo qui che la paura ci può far perdere la fede nel bene. Facendoci perdere la fede nel bene, la paura ci spinge poi alla fede nel male. L'oggetto del gioco della vita è vedere chiaramente il proprio bene e cancellare tutte le immagini mentali del male. Questo viene fatto impressionando la mente subconscia con immagini, pensieri e sensazioni positive. Un uomo molto brillante che ha raggiunto un grande successo mi ha detto che è riuscito a cancellare ogni paura dalla sua coscienza in poco tempo leggendo un cartello che aveva appeso nella sua camera. Aveva stampato a grandi lettere questa affermazione: «Perché preoccuparsi? Probabilmente non succederà mai». Queste parole sono state impresse in modo indelebile anche nella sua mente subconscia e lui ora ha una ferma convinzione che nella sua vita può venire solo del buono, che solo il bene può manifestarsi. Nei prossimi capitoli illustrerò diversi metodi per impressionare la mente subconscia. Il subconscio è un nostro fedele servitore, ma bisogna stare attenti a impartirgli gli ordini giusti. Hai un ascoltatore silenzioso sempre al tuo fianco, la tua mente subconscia. Ogni pensiero, ogni parola è impressa in essa e da essa è realizzata in modo sorprendentemente dettagliato. È come un disco che registra una canzone. Ogni nota, ogni sfumatura timbrica della voce del cantante viene registrata. Se tossisce o esita, anche quello viene registrato. Cerca perciò di cancellare tutte le vecchie registrazioni dalla mente subconscia, dalla tua vita, che non vuoi conservare, e realizza nuove e più belle registrazioni. Puoi farlo. Pronuncia queste parole a voce alta, con forza e convinzione. Io ora cancello ed elimino tutte le false e negative registrazioni dal mio subconscio. Esse ritornano alla polvere, al nulla della loro origine da cui emersero nelle mie vane fantasie. Io ora imprimo nuove e perfette registrazioni. Registrazioni di salute, ricchezza, amore e perfetta espressione di sé. Così il gioco della vita è compiuto.
Nei prossimi capitoli ti mostrerò come ognuno di noi può cambiare le proprie condizioni cambiando le proprie parole. Chi non conosce il potere della parola resterà indietro. Morte e vita sono in potere della lingua. Proverbi 18:21.